Questo programma è offerto da Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Siamo finalmente giunti a metà strada del nostro viaggio all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e tra spazi infiniti incomincia il nostro terzo itinerario. Natura, natura e ancora natura con un pizzico di civiltà e di storia. Che cosa vi aspetta? Rughe al sole, muscoli tesi, mente altrove, altrove. Chilometri dal centro abitato di Altamura si trova la località Parisi Vecchio. In realtà questa zona è la più intatta di tutta la Murgia, piena come sempre di fenomeni carsici, ma la particolarità del luogo sono le splendide villette e gli splendidi casolari che qui ci sono. Cosa c'è di definito? È sicuramente il solco. A interrompere questa atmosfera bucolica ci si è messo il poligono da tiro dell'esercito italiano. Questo perché fin dagli anni 70 sia il congresso di Vienna che il pericolo comunista hanno fatto sì che sia l'esercito italiano che la NATO sentissero la necessità di avere spazi molto più ampi per le esercitazioni militari. Se dal principio fu scelta la zona nord-ovest dell'Italia, successivamente si passò a quella del Mediterraneo per poi stabilirsi definitivamente nelle zone che più si confacevano al loro reale bisogno. Niente di meglio che la Murgia. Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out. Because I want to see people and I want to see life. Le esercitazioni militari furono però ben presto contestate da una mobilitazione di agricoltori e allevatori che insorsero contro l'espropriazione media dei loro terreni di 180 giorni l'anno. Tutto questo grandafarsi militare non faceva altro che influire negativamente sullo sviluppo dell'agricoltura e della pastorizia. Così nel 1985 ci fu la prima grande marcia della pace, da Gravina ad Altamura, come conseguenza della delibera regionale numero 400 che affidava al poligono 14.000 ettari, più di quanti l'esercito ne richiedesse. L'anno successivo Don Tonino Bello scrisse la lettera in segno di Isaia, che raccolse 10.000 firme e fu inviata al Consiglio regionale. Il 19 dicembre 1987 ci fu la seconda grande marcia della pace. Tutt'oggi però il poligono funziona ed è operativo. L'unica soluzione pare essere la civile convivenza. Grana dat et vina è il motto che si trova sul gonfalone di Gravina, attribuito alla città da Federico II di Svevia. Ed è proprio qui che ci spostiamo. Infatti a 10 km da Gravina, lungo la strada provinciale 238 che collega Corato a Ruvo, si trova una delle più interessanti cavità carsiche. Il Pulicchio di Gravina è una dolina che presenta un diametro di 400 metri, una profondità di 80 e una superficie di 175.000 metri quadrati. Ha una superficie ellittica e il suo paesaggio è tipicamente murgiano, ovvero stepposo, roccioso e desolato. Ma nonostante il Pulicchio non sia il più grande di tutta la Puglia, è di particolare interesse per il fatto che a fare da contrasto alle sue pareti bianche ci sia un bosco di conifere, ovviamente frutto di un rimboschimento avvenuto nel 1950. Such a heavenly way to die.
Percorrendo la SP-238, ad un certo punto svoltiamo per Corato e ci mettiamo nella SP-35. Dopo pochi metri sulla nostra sinistra, avvistiamo il laghetto di San Giuseppe, un minuscolo lago carsico poco più grande di una pozza che però è permanente grazie ai depositi alluvionali e argillosi. Pitch me a clue.